ragazzi, mi raccomando, guardate tutto questo video. So che questa carriera vi sta un po' scocciando, ma fidatevi di me, questo episodio è stato bellissimo. Al di là di come sia andata, sia se abbiamo vinto, sia se abbiamo perso, è stato un episodio pazzesco. Guardatelo tutto fino alla fine. Io vi lascio l'episodio, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetrenessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qua finalmente tornati con l'episodio numero 18 con la carriera di allenatore con l'Inter su FIFA 18. In questo episodio che cosa faremo? Giocheremo probabilmente, anzi forse, le ultime tre partite della carriera. Scenderemo in campo infatti contro il Manchester United all'andata, contro il Manchester United al ritorno e poi ci giocheremo la finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Se non passiamo il turno contro lo United, la carriera finisce qui, finisce con questo video. Se invece passiamo il turno e battiamo il Manchester United, domani vi carico l'episodio dedicato completamente alla finale di Champions. Però ragazzi, mi raccomando, se mi state ascoltando in questo momento, cercate di lasciare un bel mi piace a questo video. Gli ultimi episodi sono andati malissimo, so bene che questa carriera vi sta un po' scocciando, però se mi state ascoltando adesso, lasciate un bel mi piace a questo video. Almeno 6.000 dobbiamo farle. Potrebbe anche essere l'ultimo episodio della carriera, quindi possiamo assolutamente arrivare a 6.000. Ho già preparato comunque la formazione, che è questa qui. Ho fatto giocare praticamente la squadra del turnover, che è stremata, per far riposare appunto tutti i giocatori più forti. Detto questo, andiamo a giocare la prima partita, 7 maggio 2019. Non possiamo assolutamente sbagliare. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione che ho scelto e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto? Ci siamo? Siamo a San Siro davanti a tutti quanti i nostri tifosi, inquadrato De Gea, e inizia adesso Inter Manchester United. Ceballos diventa Bonaper, Insigne che appoggia per lo Celso, il tocco dentro bellissimo per Lautaro Martinez. Battuto subito De Gea dopo 5 minuti di gioco. Dopo il 6-0 al Manchester City, ragazzi, nessuna squadra può fermarci. Siamo arrivati fin qui e sarebbe un peccato essere eliminati alle semifinali. No. Adesso tocca a loro con Mahrez. Mamma mia, Mario Gaspara, giro! Ma come ha segnato? No, vabbè, lo voglio rivedere, con la deviazione. No, ma non è stata deviata. Mi sembra di no. Cioè, ragazzi, è riuscito a dare un effetto del genere senza la deviazione. Pazzesco. 1-1. Diawara diventa buona per Martinez. Il tocco dentro, ora tocca a noi. Lo Celso appoggia il tocco per Insigne. Parata di De Gea. Mamma mia. Bella azione però, è bella partita. Sembriamo quasi alla pari sulla linea Mario Gaspar. Lo stesso che ha segnato il gol. Prima si inventa una magia e poi fa pure il salvataggio sulla linea. Mahrez, stiamo attenti per Luca. Nova. Ma come ha fatto? Ha tirato da terra, cadendo in scivolata. Come è possibile? 2-1. Guardate come ha tirato. Cioè, ma si può da terra così riuscire a dare una precisione, una potenza? Non lo so. Diawara diventa buona per Cristante. Insigne, bravissimo. Lorenzo. 2-2. Risponde Lorenzo. Insigne, prendiamola, perché il 2-2 non va bene. È sicuramente meglio della sconfitta, però ci siamo fatti segnare due gol in casa. Diawara, padello in partenza. Ma chi se ne frega, stiamo giocando la semifinale, padello in partenza. Ma che se ne vada via. Martinez per Cristante, il tocco dentro male. Ma ci siamo ancora noi. Grimaldo, di testa non ci arriva nessuno. Contropiede, adesso tocca a loro con Lukaku. Stiamo attenti che Lukaku inventa delle magie cadendo. Occhio però, perché possiamo ripartire. Diawara, larga dall'altro lato per Lautaro Martinez che la mette dentro. Insigne di testa. Era fuori gioco, giusto. Se ci fosse stato Icardi lì, chi lo sa, magari avrebbe letto meglio la difesa e non sarebbe stato in fuorigioco. Occhio però, Martinez, Lo Celso, il tocco Insigne dall'altro lato per Karlstrop, che con il destro traversa. E vabbè, e poi Lo Celso la spara via. È stata l'ultima azione della partita. Finisce qui 2-2. Partita incredibile. Veramente partita incredibile. 11 tiri a 4 hanno tirato in porta
4 volte ci hanno fatto 2 gol. Migliore in campo Lautaro Martinez con 9.4 e avanziamo. Padelli in partenza, abbiamo capito, ok, abbiamo perso il nostro secondo portiere, ce ne faremo una ragione. Offerta per Radu 3 milioni, no. Adesso c'è l'Empoli, formazione delle riserve che è questa qui, sto controllando che non ci sia nessun titolare, penso di no, e possiamo andarla a simulare. 91-79, questa è la classifica, abbiamo anche una partita in meno rispetto al Milan se non sbaglio. Ormai lo scudetto l'abbiamo già stravinto da mesi. Schippiamo e pareggiamo 1-1, ha segnato Donnarumma, ok. Adesso invece tocca allo United, facciamo il cambio ovviamente, titolari riserve, siamo tutti quanti più o meno al 100% e andiamo a giocare questa partita. Ragazzi, se perdiamo o se pareggiamo 1-1, la nostra avventura finisce qui, si decide tutto in questa partita. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, Pogba si sta riscaldando, anche Lukaku dietro. Cerchiamo di mantenere in piedi Lukaku che da terra si inventa delle magie. Comunque, inquadrato De Gea e inizia adesso Manchester United Inter. Mi pongo l'obiettivo di fare 2 gol. Lautaro Martinez diventa buona per Cristante, il bomber scoperto, Insigne, spalle alla porta, appoggia per Cristante che allarga dall'altro lato, bellissimo per Castro che la mette dentro, Insigne al volo, 1-0, azione perfetta e la sblocchiamo così subito come nella partita di andata. Vi faccio rivedere l'azione, guardate il cambio di gioco che ho fatto, poi Castro al volo, mamma mia, il pallone non ha mai toccato terra, azione veramente strepitosa e Insigne segna il suo 5° gol in Champions League, non male. Calcio di punizione per lo United, stiamo attenti, ci va Pogba di testa e pallone fuori, mamma mia. Adesso tocca a noi con Lo Celso che appoggia per Cristante, Lautaro Martinez per Insigne che ci è arrivato ancora anche con il mancino. Ragazzi, Insigne è stato un acquisto azzeccatissimo secondo me, di testa non ci arriva nessuno, ma ci siamo ancora noi, io non posso difendermi con l'1-0, no. Attenzione qui, Pogba, anzi Lukaku, ragazzi, ma Lukaku ha dei piedi assurdi, pallone fuori di poco, mi ha dato l'impressione del gol. Difensiva con tattica del contropiede, ho cambiato strategia, siamo al 66esimo. Diawara, ecco il primo contropiede, Insigne, guarda Karstrop, ok, fino in fondo Karstrop, fino in fondo, 70esimo, Karstrop deviato, di testa Lo Celso, sì, con la deviazione, altrimenti il pallone non sarebbe andato lì. Perfetto per la testa di Lo Celso. Contropiede micidiale, tattica azzeccata, deviazione e Lo Celso di testa la mette dentro, senza neanche sapere come, c'era anche Insigne dietro. Lui sale a quota 5 in Champions League, gli stessi gol di Lorenzino Insigne. Adesso sì che posso mettermi su difesa ad oltranza con tattica del contropiede ovviamente. Ormai è finita ragazzi, è finita, 78esimo, 2 gol in 10 minuti non li subiamo. 2 di recupero, vediamo se l'arbitro fa fare l'ultima azione, ho fatto un bruttissimo fallo lì, su Martial mi sembra, Karstrop ferma Sanchez e l'arbitro fischia la fine, non c'è più tempo, abbiamo fatto la partita perfetta, abbiamo vinto 2-0 in trasferta, salutiamo un disperato Lukaku e possiamo andare signori in finale di Champions, migliore in campo Karstrop con 10, un terzino destro che prende 10, non so se sia mai successo, tra l'altro non ha fatto neanche un gol, ha fatto l'assist. E in finale sfideremo la vincente tra Real Madrid e Barcellona, io spero che sia il Barcellona. L'andiamo a vedere subito, vediamo se è uscita la finale. No, sì, è uscita partita contro il Real Madrid, molto bene, fa lo stesso, vendicheremo il nostro Barça, mettiamola così. Contro il Sassuolo potremmo assolutamente giocare con la squadra delle riserve, che questa qui sono tutti quanti al 100% e andiamo a simulare questa partita. Poi ci giochiamo la partita contro il Sassuolo, però non di campionato, ma di finale appunto di Coppa Italia. Andiamo a skippare, perdiamo 2-0, gol di Sensi e gol di Paciencia, se si pronunci così non lo so. Fatto sta che comunque adesso possiamo tranquillamente riprendere tutte quante le energie e sfidare il Sassuolo in Coppa Italia. Abbiamo ricevuto intanto un'offerta per Miranda, assolutamente
sì, sono 10 milioni praticamente regalati perché Miranda ha 34 anni e ha 81 di valutazione. Stessa cosa per Forte, accettiamo quasi 1 milione dall'Ascoli e poi 3 milioni per Radu. Ragazzi, io non li voglio accettare perché Radu ha 21 anni, può fare tranquillamente il secondo di Alinson, visto che Padelli l'abbiamo ceduto. Siamo arrivati, signori, alla partita contro il Sassuolo. Come la giochiamo questa partita, che dopo abbiamo subito la finale? Io azzarderei e metterei in campo la formazione del turnover, ovvero questa qui. Siamo veramente molto deboli, però forse se facciamo una partita perfetta riusciamo a battere il Sassuolo anche con questi giocatori. Tra l'altro in panchina abbiamo giocatori molto importanti come Icardi, che è tornato. Non mi è arrivata la mail, oppure sono io che non l'ho vista. Boh, comunque Icardi in panchina lo voglio inserire. Metto anche Insigne e metto anche Ceballos, giocatori che possono darci una mano in caso appunto le riserve non riuscissero a vincere la partita. Magari stiamo perdendo al 70esimo, mettiamo Insigne, Icardi e Ceballos. Proviamo però a fare del nostro meglio, perché giocatori migliori li vorrei avere al 100% per dopo. Però il triplete ovviamente va fatto, siamo arrivati fin qui ed è un peccato perdere proprio la finale di Coppa Italia, quindi siamo un po' combattuti. Comunque, queste sono le mie scelte e noi, signori, ci vediamo in campo. È tutto pronto? Siamo allo Stadio Olimpico. Le squadre sono ovviamente in campo. Inquadrato Gomez, se non sbaglio. E inizia adesso Inter-Sassuolo. Mandragora diventa buona per Majoral. Occhio forte, 1-2. Perfetto, Majoral! Pallone sul palo e poi dentro. Stavamo facendo una partita orribile, non ci nascondiamo. Al 44esimo, il primo tiro in porta del giocatore forse migliore che abbiamo attualmente in campo. 1-2 e poi la freddezza di Majoral. Adesso lo metto su difensiva perché sono consapevole delle incapacità della nostra squadra, quindi cerchiamo di difenderci. Fine primo tempo. Dodò diventa buona per Forte, il tocco per Majoral che allarga dall'altro lato per Nagatomo di prima. Ragazzi, che classe di Nagatomo, mamma mia. Nyuguri la mette dentro e non ci arriva nessuno, ma ci siamo ancora noi. Mandragora al volo e parata di Consigli, non era semplice. 60% di possesso palla, altro che Barcellona qua. Nyuguri appoggia dentro per Carraro che con il mancino lo sbaglia, ma sarà ancora calcio d'angolo. Ci stiamo difendendo praticamente attaccando. Pallone dentro e allontana via Consigli. Mandragora, ci siamo ancora noi. Belloni, sono stremati ragazzi i miei giocatori, stremati. Forte! E dai però! Sassuolo, gol Daniga, cerca di calmarti. Rosso! Mamma mia! Il fallo era brutto, ragazzi, ma da rosso! Cioè, sono rimasto anche io un po' sorpreso dal fallo perché appunto era brutto, ma dare un cartellino rosso così non è da tutti. Gol Daniga espulso, la partita per noi si mette in discesa. Parata di Consigli. Adesso bisogna soltanto ragionare, ragazzi, perché non abbiamo ancora vinto. Cioè, l'1-0 è troppo poco, quindi bisogna stare attenti. Attenzione qua, Poulsen, Poulsen è passato, ma c'è Dodò, signori. Il ritorno di Dodò, incredibile, sempre presente. Ancora non mi sono reso conto di giocare una finale con Dodò e Nagatomo titolari sugli esterni. Due di recupero, cerchiamo di tenerla, la voglio mettere dentro però se ci riusciamo. Bellissimo, traversa piena, ma non c'è più tempo. Sulla traversa di Nyuguri l'arbitro fischia la fine. Miranda non ci crede, ma è tutto vero, abbiamo vinto la Coppa Italia con la squadra delle riserve. Complimenti al Sassuolo ed è il capitano Nagatomo. Io tolgo la webcam perché dovete fare uno screen. Tutti, cioè tutti ragazzi, uno screen porta fortuna. Tutti voi dovete avere sul telefono lo screen di Nagatomo, capitano che alza la Coppa Italia. Deve essere proprio, non lo so, una foto da stampare ed attaccare in camera. Sopra al letto dovete avere Nagatomo che alza la Coppa Italia. Mi raccomando, se fate lo screen, taggatemi anche su Instagram, cercherò di mettere mi piace a tutti. L'altra volta l'avete caricata tipo in 200, spero di aver accontentato tutti. Cercherò di mettere un'altra volta un bel mi piace a tutti voi. Comunque andiamo avanti, altrimenti ci emozioniamo. Sta scendendo una lacrima, quindi è meglio avanzare. Vinciamo 1-0 con 7 tiri e a 3 e possiamo andare avanti. Questo è tutto il
tabellone completo. Il Sassuolo aveva battuto il Palermo. Mamma mia, il Palermo in semifinale. Mamma mia, se non sbaglio ha fatto fuori il Milan, se ho visto bene. Comunque, non ci interessa, non ci importa, perché adesso la nostra testa è tutta sul Real Madrid. Gli allenamenti non li facciamo, li faremo dopo. Ed è tornato Icardi, cosa che non è vera. Mi è arrivata adesso la mail, ma non è vero, perché Icardi era disponibile anche prima. Comunque, non l'ho messo in campo per precauzione, però era disponibile anche prima di questa partita. Meglio così, comunque, meglio così. Se non sbaglio dovrebbe essere guarito al 100%, quindi il cerotto non dovrebbe averlo. Vediamo un po' in che condizioni è. No, ancora il cerotto, ancora il cerotto, però a 91 di valutazione, e quindi Insigne scala nella posizione di trequartista, dove appunto gioca meglio, e Lo Celso purtroppo lascia il posto a Icardi. Anzi, sapete che vi dico? Io gioco con Lo Celso da centrocampista centrale e Diawara lascia il posto ad Icardi, perché Diawara è quello che mi ha convinto un po' di meno. Comunque, noi ce lo portiamo in panchina, magari può sempre servire. Io spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo già preparato la formazione, che è questa qui. Ci siamo messi avanti per l'episodio che voi vedrete domani. Infatti domani alle 14:30 vi aspetto tutti sul canale, perché giocheremo questa partita qui, 8 giugno 2019, finale contro il Real Madrid. Successivamente, oltre a questa partita, magari potremmo anche azzardare e iniziare un po' di calciomercato, perché per tutti quanti voi che comunque avete seguito questa serie, magari potremmo fare un solo video aggiornamento tra un paio di settimane. Quindi potrei anche per conto mio fare un'altra stagione, perché sinceramente a me questa carriera non stava scocciando. Comunque ci penseremo nel prossimo episodio. Detto questo, mi raccomando, arriviamo a 6.000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Noi ci vediamo domani con la finale. Mi raccomando, massimo supporto. Bella.